Comunque ragazzi, scusate, è un momento molto delicato, siamo in chiusura e come ogni giorno cerchiamo di dare spazio a quelle povere ragazze che subiscono violenze, tra l'altro da persone di cui dovresti fidarti, persone che hanno fatto una carriera pazzesca, attori, comici, poi divertenti. Te la saresti mai aspettato che un attore negro del suo calibro afroamericano compiere delle azioni così barbariche nei confronti di queste povere ragazze? Noi abbiamo in linea anche oggi con la voce camuffata una ragazza, si chiama Giulia Uomo Scopato. Sì, mi chiamo Giulia Uomo Scopato, il mio nome è finto, anche la mia voce è finta, anche le sopracciglia sono questo. Non si vede. E ha un'angela parrucca. E sono sdraiata sotto questo tavolo. Ma perché sotto? Per il collegamento, perché la gente non si deve rendere conto che sono io, perché sennò mi scoprono la famiglia. Ma perché, scusi, lei dove si trova? Ho ricevuto minacce da parte di Cosby. Bill Cosby. Che venga alla radio a dire quello che è successo. Certo. Sì. Io sono stato scopato da Bicosto. Sì, questo lo avevamo evinto. È successo con la violenza. Con la violenza. Ancora porto su di me i danni di questa. Che danni? Quanti anni fa è successo poi, tra l'altro? È successo 400-500 volte. Sono tante, eh? Anche quando siamo andati anche in vacanza alle Maldive. Sì. Ma io non volevo. Non voleva andare in vacanza. Non volevo andare in vacanza alle Maldive con lui, ma l'ha costretto con la forza. Sì, dopo come ha fatto? Stati al ristorante in quell'albergo in Francia. Mi ha chiesto con forza di andare alle Maldive. Come ha fatto? E tutto è partito comunque dallo zoo di Berlino. In che senso, scusi? Lei si trovava allo zoo di Berlino? Io ero una ragazza dello zoo di Berlino. Lei non è Cristiana F. Drogata. Lavoravo allo zoo di Berlino, curavo lo scimmio. Pulivo la cacca dello zebro, dello giraffo. No, sono giraffa. Delle fronde. Elefante. Curavo gli animali, ero veterinaria. Ah, ok. E un giorno sono avvicinato alla gabbia degli uomini di colore. Non c'è, senta, scusa, abbia pazienza. So che Berlino è stato un ricettacolo di barbarie umane, ma non c'è la gabbia degli uomini di colore, cioè, siamo tutti uguali. E quando c'erano i cantanti, i ballerini dell'hip hop, quelli che giocano bene a basket, quelli che ce l'hanno grosso, e c'era anche l'attore di colore, Bill Cosby. E allora ho visto che con la manina che hanno uno sguardo quasi umano. No, sono umani, senta, non sia razzista, io capisco che lei ha un conflitto di interessi. Ma ha allungato la manina e io provo molta tenerezza per il bestiole. È una bestiola, senta. Guarda. Mi sono avvicinato con Musino e ho detto, cos'è c'è di Cosbo? Cosby. A quel punto mi ha offerto un bicchiere con la droga. Ma scusi, aveva pazienza, in una gabbia di uno zoo. Ma io non volevo prenderlo perché ho capito che era la droga. Perché ho visto proprio mentre che la metteva dentro. E allora di però ho pensato, si vede che è uno scherzo, vuole fare vedere che è droga ma non è droga. Certo. Allora l'ho bevuta la goccia e io l'ho presa altre due perché il sapore è lungo. A un certo punto mi sono sentita girare tutta la testa. Immagino. E sono finita con la faccia in mezzo alle sbarre. Sì. E mi sono mezza ingastrata. Oddio. E la scimmia. Non è una scimmia, senta. È un essere umano diverso dal punto di vista cromatico, ma è un essere umano. A un certo punto col cospo. Sì. Mi ha preso la testa, ha tirato forte i capelli, mi ha ingastrato le orecchie in mezzo alle sbarre. Le orecchie. Ho detto, no, guarda che forse hai sbagliato perché non è l'uscita questa. Si vede che lui ha pensato, perché si vede che non hanno gli occhi paralleli, non capisce la tridimensionalità. No, hanno la visione frontale come molti mammiferi. Si vede che lui pensava volesse uscire dalle sbarre, invece mi ha ingastrato, no? Sì. Ho detto, ma perché mi hai dato la droga? Prendo il bicchiere e mi ha ingastrato la testa. Una buona domanda. Ho fatto un po' di balletti. Come dei balletti? Sì, che aveva la gonnellina del tutù. Scusi, abbia pazienza. Alle 5 del pomeriggio facevamo lo spettacolo. Non ho capito, era uno zoo o Italia's Got Talent? Non è chiaro.
Ho visto che si è alzata la gonnellina e c'aveva... Cosa? Sì. Come posso dirlo? Siamo in radio. Un cazzo grosso. No, c'erano almeno altri 12 modi. Era un attore di un certo calibro. Un cazzo grosso negro? Sì, di colore. C'è la punta ombrossina. Vabbè, ma adesso non scenda nel dettaglio. Anche io ho detto, ma che cosa vuole fare adesso? Si vede che ci scappano i bisogni. Ci bisogni. Sono appena svegliato. Sì, alle 5 del pomeriggio. E mi sentivo un po' indondito. Un don dita. Allora m'ha preso, ci ha detto, ma Cosmo, che fai? Cosmi. A schiangiare la testa dalle sbarre. Eh sì. M'ha preso, m'ha ficcato i pollici negli occhi. Sì, ma cos'è, un lottatore di wrestling? Come il pallone tango sgonfio. Sì. Preso... Vabbè, non si commuova adesso, cioè, arrivi al sodo. Ho visto proprio il movimento che ha fatto col bustino, sai che loro sono piccini. Ma no, sei loro. Si è arrampicato con i piedi delle zampe sotto. Si chiamano piedi? Sulle sbarrine, no? Sì. Perché mi ha dato la droga che no? Ma cosa stai facendo? Allora adesso. Guarda che mi fa male con i pollici negli occhi, no? Certo. Quello non ce li hanno opponibili. Tutti i primati hanno i pollici opponibili, signora uomo scopato. Allora facevo forte forte col busto, così come si fa il movimento, come si può dire, con i pesci che escono dall'alto. Sì. Spatteva forte la sua pancia sul mio naso, come l'ha spaccato. Basculava, diciamo. Perché basculava. C'erano gli addominali molto rigidi. Vabbè, poi ho visto che ha fatto un verso. Scimmiesco. Così. Io pensavo, ma non capivo. Ci credo. Cosa volesse realmente. Si vede che vuole spingermi per buttarmi la testa fuori dalle spalle. Sì. Perché gli ultimi colpi li ha dati proprio secchi nella. E io proprio ero così. Avevo proprio una bocca. Come ieri, uguale. Un piccolo, ma che fai? E lui mi ha dato un colpo secco in fondo alla laringe. E ho sentito proprio. E gli ho detto, ma io non avevo sete, cosa mi sta. Beh, giustamente dopo tre bicchieri di droga, Giulia, noi la dobbiamo salutare purtroppo. Ecco, è stato quel momento lì che proprio ondole mi mangiano i capelli che sembra Skrillex. È una testimonianza. Ce la faccio andare avanti. Ci credo. È molto toccante. Poverina. Giulia, uomo scopato, ci ricollegheremo con lei domani. Grazie, arrivederci. C'ho ancora sete da allora. Si faccia una Perrier, per favore.